Cosa ci faceva blocco studentesco alla manifestazione? Ovviamente sì, è chiaro, il blocco studentesco erano 3 giorni che faceva parte di queste mobilitazioni, di queste manifestazioni. Nella settimana precedente proprio il vostro telegiornale, Rai News 24, aveva dato spazio al blocco studentesco agli studenti della Lazzarita Uniti, destra e sinistra, a prescindere dalle ideologie politiche, quindi oltre le ideologie, Cioè, voi c'era eravate lì per contestare la riforma, il decreto, la chiaramente. legge Gelmini e tutto quanto. Esattamente, cioè noi comunque abbiamo partecipato al grandissimo corteo di circa 20.000 persone che lunedì ha sfilato per Roma, martedì siamo stati sotto al Senato praticamente tutto il giorno e Sempre con mercoledì quel mattina, pulmino? sempre con quel E pulmino. sempre con le mazze nascoste dentro? No, mercoledì mattina, tra l'altro a parte che quelle non sono mazze ma sono aste di Beh, bandiera le abbiamo molto viste su grandi, internet, anche sì, le ma sono dichiarazioni aste. della polizia, sono in quel senso, tant'è vero Ma che nelle immagini ognuno. abbiamo visto che vi dicevano giù quella roba e non erano fiorellini. Ma non erano fiorellini, ma è pure vero che comunque c'è una mazza arrotolata di una bandiera, non so a che cosa serva, Manici di un'asta, piccone, non sono no, quelle proprio sono aste di aste. bandiera molto grosse, molto robuste che E c'è servono alla bisogno? difesa. Beh, Manici, sì. evidentemente credo che i filmati parlino chiaro. Più che quello di Anno Zero, scusi tanto Prego. se ti interrompo, avrei preferito vedere il filmato di Matrix dove si mostrava evidentemente come queste persone, questi servi di partito, perché non scordiamo che Yassir Gomez ha 34 anni ed è l'unico arrestato degli estremisti di sinistra. Questo Yassir Gomez fa parte del partito di Ferrero, questo Yassir Gomez fa parte del partito di Beh, Giordano. ora non stiamo parlando di un No, caso di una c'è persona la in volontà da particolare. parte di un partito che è Rifondazione Comunista, che siccome è estromesso dal Parlamento, si vuole riprendere e vuole monopolizzare questa battaglia politica. Assolutamente inaccettabili sono quindi le loro dichiarazioni, perché il nostro ragazzo aveva 19 anni, il più grande di noi ne aveva 23 e loro erano tutti trentenni che sono venuti non per fare la protesta, ma solamente per cacciare le persone che la pensano differentemente, perché vogliono mettere un cappello su questa protesta, perché noi facciamo anche delle proposte, così come quando martedì Ma voi pomeriggio siamo quando stati vi... E ricevuti dai senatori, dalla settima commissione istruzione, noi ci siamo andati, loro no, questa è perché? un'attività politica in senso anche alto, no? Se avete delle proposte da fare, delle manifestazioni. Certo che però l'immagine, al di là di chi ha cominciato, perché è possibile che abbiano prima tirato qualcosa e voi avete gridato ordine sparso, cioè non è la questione di chi ha cominciato, è che un assetto. Un po' come fate voi, C'è perché proprio naturale. vi piacciono queste rappresentazioni, evidentemente un assetto da quasi militare, no? Da schieramento, poi rompete le righe, Militante. questa in ogni caso ognuno può Militante. giudicare come crede. Volevo invitare a unirsi alla nostra conversazione Pino Finocchiaro, che è seduto accanto a me, collega di Rai News 24, che ha seguito queste manifestazioni, le proteste sulla scuola, e conosce anche Francesco Polacchi, perché faceva riferimento proprio all'intervista di Rai News 24, sei tu che l'hai incontrato e ne hai parlato. Io però prima vorrei ancora chiedere al volo una cosa, e magari ci introduce anche ad altri argomenti a Francesco. Ha colpito molto sicuramente la redazione di Anno Zero, perché hanno messo anche in sovraimpressione la frase che il poliziotto dice: Francesco, vai, vattene. Cioè, tu li No, conosci bene io quelli delle personalmente forze nello dell'ordine? specifico Loro sì. quel funzionario non lo conosco. Io sono il responsabile nazionale del blocco studentesco, ho sempre messo la faccia in tutto ciò che è stato fatto dal nostro movimento. Sono sempre andato io a richiedere le autorizzazioni per eventuali banchetti in giro per le piazze quando distribuiamo il nostro giornalino. Sono sempre andato io a chiedere autorizzazioni per le manifestazioni. C'è un controllo comunque da parte della Digos sulle nostre attività. Sanno chiaramente chi sono io. Questo funzionario io non so chi sia. Comunque è possibilissimo che mi conoscano, non capisco quale sia il problema. Signori e signori, è stato alzato un macello nei miei confronti, mi è stato addirittura dato dell'infiltrato praticamente all'interno della polizia e questa cosa la reputo scandalosa. Io voglio immediatamente le scuse da parte di Michele Santoro. Non è Beh, accettabile. non è che Michele Santoro ti ha dato dell'infiltrato, io ho È visto la stato fatto puntata. passare questo messaggio. No, anzi, devo dire, scusate, io questo ci tengo a sottolinearlo. Michele Santoro ha detto una cosa che io condivido moltissimo. Lui ha detto: state attenti, anche se si vede quella sovraimpressione in cui il funzionario dice Francesco, vai via, stiamo attenti perché il fatto di conoscerlo fa parte della loro professionalità. Ok, Perché la infatti professionalità di un quella dico poliziotto pure è di sapere con chi si trova di fronte. Allora, Santoro Quindi, si deve scusare, secondo francamente, molti si deve scusare con mezzo io quindi mondo, ne ho in questo alcuni. caso No, sinceramente ci non c'è terrei un a dirlo, che poi comunque attacco. la ricostruzione ha sollevato molti dubbi, per esempio il fatto che tu ti avvicini e dici questi sono i miei ragazzi, Scusa, ti avvicino al come se loro, microfono perché usiamo sì, questo, se no non. come se loro non avessero
come se loro non avessero diritto ad un trattamento particolare. Sinceramente è pure la prima cosa che mi è venuta in mente, no? Perché comunque senza dover fare polemica con la polizia, perché comunque noi abbiamo deciso, nonostante gli inviti da parte della Digos romana, di rimanere in piazza, perché non potevamo accettare che l'antifascismo militante ancora una volta ricattasse gli studenti, che l'antifascismo militante ancora una volta conquistasse la piazza solamente con l'uso della violenza, quindi noi abbiamo deciso di rimanere là, prendendoci anche le responsabilità e le conseguenze. Ma però non è questo, credimi, io dico da cronista che da tanti anni fa questo mestiere, il problema è che comunque la gente vuole andare in piazza senza caschi, cioè vuole avere il diritto, la gente comune, di fare politica e di protestare senza portarsi le aste delle bandiere, perché tra l'altro sono vietate dalla legge, adesso si possono portare soltanto aste di plastica molto leggere, ma dai tempi di Cossiga, mica da ieri, cioè possedere armi improprie di quel genere è reato. Ma noi qui non siamo né giudici né poliziotti, quindi non giudichiamo, però dico questo, la sensazione del cittadino è quella che io voglio andare in piazza, voglio andarci con la professoressa, con la madre di famiglia, con il ragazzino di 14-15 anni, senza che ci siano né rossi, né neri, né bianchi, né di nessun colore, che si mettano i caschi e che vengano con le mazze. Cioè questo qui, io dico, la prima cosa che ci viene da dire, scusami, ma voi perché eravate armati? Perché voi in fondo eravate armati, e anche quelli da sinistra che vi hanno attaccato, il fatto che comunque avessero i caschi, cioè l'atteggiamento è un atteggiamento militare. A noi come cittadini, a prescindere dal colore politico, il 99,9% dei cittadini vuole una piazza pulita in cui si possa contestare in santa pace senza questo tipo di aggressioni di tipo militare. Io ti dico di più, sì, ma io tu non sei semplicemente, tu non sei, non sei uno studente, scusa, vorrei farti una domanda ben precisa. Sì, tu non sei un semplice studente, tu sei un leader politico, perché la verità è questa. Certo. Cioè voi avete circa 35.000 voti, riuscite a gestire. Noi rappresentiamo 37.000 studenti. 37.000 studenti, perfetto, la provincia romana. Quindi voi, se questi studenti dovessero andare a votare domani, determinereste due consiglieri comunali, un consigliere provinciale, ecco, quindi siete comunque una forza politica. Insomma, Pino, ti fa un invito alla responsabilità. Ma secondo te? Andare in piazza, armati e con i caschi, non è una sconfitta della politica? Allora, innanzitutto, secondo me non è chiara la cronologia degli eventi, prima cosa, perché noi comunque i bastoni li abbiamo tirati, poi i bastoni, ripeto, aste delle bandiere, sono state tirate fuori nel momento in cui 400 persone sono entrate dentro Piazza Navona al grido di fuori, fuori, siamo tutti antifascisti, camerata Basconero, il tuo posto al cimitero. Ora, se voi accettate questi cori, noi cantavamo invece siamo tutti quanti studenti, come il video del blocco studentesco sul sito www.bloccostudentesco.org riporta, evidentemente questo è un vostro problema ed evidentemente dovete fare anche i conti con la vostra coscienza e con le vostre posizioni politiche. La seconda cosa che devo dire è che noi già dalla mattina sapevamo che c'era un corteo di universitari che avrebbe voluto impedire a noi la parola. Noi non possiamo accettare che esistano ancora questi ricatti, non possiamo cadere nella logica della strategia della tensione. Noi siamo lì per difesa, io si vede benissimo nel filmato che dico non siamo qui per provocare, non siamo qui per caricare, siamo rimasti lì fino a quando i giornalisti non hanno fatto l'ultima domanda, sono stati gli altri a caricarci, noi non avremmo avuto nessuna intenzione. Francesco Polacci, scusa Pino perché siamo al termine, noi ti abbiamo dato un grande spazio per raccontare questa storia, i fatti sono davanti agli occhi di tutti, le valutazioni sono davanti agli occhi di tutti, quando si va in manifestazione da una parte o dall'altra con caschi, perché ci si aspetta noi di doversi difendere. Noi furgoncino, loro ce l'avevano in mano quando stavano a Corso Vittorio. Allora Francesco, grazie, hai avuto il tuo spazio, ci tengo solo a precisare per chi ci ascolta che siamo contenti di aver dato spazio anche al leader di Blocco Studentesco. La violenza non è retorica, non ci stanchiamo di dirlo, che sia andare in manifestazione con armi improprie, con i caschi da una parte o dall'altra è inconcepibile. Per fortuna, ricordiamo, vero Pino, è solo una minoranza, estrema minoranza delle migliaia di studenti che sono scesi, ma che rischia di intimidire, di creare, va bene, chiudiamo questa pagina, ringrazio Pino che segue queste vicende, tra le altre come nostro cronista di Rai News 24, e ringrazio Francesco Polacchi per essere stato con noi.